Il numero era quasi simile, il mio era 47 15 31 e quello di Pino era il 47 25 31, quindi quasi sicuramente qualcuno nel digitare i numeri sbagliava ed erroneamente faceva il mio numero. E io ricevevo delle telefonate un po' pesantucce. Cosa dicevano? Molte volte semplicemente un saluto molto ma molto sarcastico. L'ultima, la più pesante, minacce di morte. Cosa dicevano in particolare? Parre vergata a ammazzare. E questo quando? Ma verso luglio, agosto. E quindi che io riferivo di queste telefonate a Pino, e lui candidamente mi rispondeva: ma Pippo, ma più di ammazzarmi non possono. 26 anni fa i boss uccisero Don Pino Puglisi, il parroco che voleva cambiare Brancaccio, la periferia di Palermo. Killer e mandanti sono stati condannati, ma resta un mistero. Quale fu la causa scatenante del delitto? Il sacerdote, oggi proclamato beato, operava nel quartiere già da 2 anni. Poi, all'improvviso, iniziarono le minacce. Erano circa le 20 e 30, 20 e 40, quando abbiamo sentito una voce provenire dal pian terreno. Io mi ero rincasato da pochissimo tempo e mi sono affacciato, ho sentito la signora del pian terreno che gridava: padre Puglisi, padre Puglisi. E tutti abbiamo pensato che avesse avuto un infarto. Posso dire di aver raccolto l'ultimo respiro di Pino Puglisi, perché posso dire che è morto fra le braccia dell'amico. I capimafia avevano incaricato un medico massone, Salvatore Nangano, di tenere sotto controllo il sacerdote. Perché il parroco era diventato pericoloso? Sferzava i politici perché non facevano nulla per il quartiere, denunciava i boss e ogni giorno provava a salvare un giovane dalle grinfie della mafia. Qual era il suo rapporto con Don Pino Puglisi? Io l'ho conosciuto quando avevo appena 5 anni e mezzo. Quando le disse che doveva venire qui a Brancaccio, lei cosa disse? Che era pazzo. Perché hai accettato? E lui mi ha risposto: prima per ubbidienza e poi vado a Brancaccio perché voglio evangelizzarlo. Il primo scontro l'ho avuto subito, fatto appena entrato in canonica, con gli organizzatori della festa di San Gaetano. Si sono presentati gli organizzatori della festa proponendogli tutto un programma per spendere un sacco di milioni e niente per il quartiere. E al che Pino si è opposto. Poi lui le raccontò di altri episodi che erano accaduti? Sì, in seguito c'è stata alcuni atti intimidatori, hanno bruciato il portone della chiesa, minacciavano i suoi collaboratori e lui era consapevole di questo, però io ogni tanto lo vedevo un po' mal ridotto in viso. Un giorno aveva il viso tumefatto. Gli ho chiesto: Pino, ma che ti è successo? E lui tranquillamente: no, niente, ho sbattuto contro uno spigolo della porta. Un'altra volta lo rivedeva nuovamente: Pino, e stavolta che ti è successo? Niente, sono caduto dalle scale. Ancora una volta: Pino, e stavolta? Pippo, non mi dire niente, sono fatto rimbambito, sono fatto stolido. Non faccio più attenzione a quello che faccio. Sapeva di essere finito nel mirino dei boss, ma non andò mai via da Brancaccio.